Salve gente da Wrestling 89 e benvenuti in questa tredicesima puntata della serie Ready Hold. Allora ragazzuoli, intanto mi scuso perché questa puntata non è uscita martedì, ma ho avuto qualche impegno e quindi non sono riuscito a registrare. Ho detto vabbè, ve la porto giovedì questa e domenica torna la Sandy Bay. Ok, allora siamo qui con la nostra trincetta perché volevo fare anche un po' di triticale del campo 5 in cui c'è Orzo. Eccolo lì. Però ragazzi, tocca prendere una barra. Anzi, aspettate che ho sbagliato. Le barre del nostro catorcino qua sono queste due qua, ovvero il pick up per raccogliere la paglia o erba che sia e la barra normale. Allora, tocca prendere una barra da triticale e cosa si prende? La capello! Quindi 6 metri, punto 1 di barra. Andiamo a... oddio, prendere su anche la soia. Non mi ricordavo più se ci... Vabbè, meglio. E quindi abbiamo anche soia. Sì, al campo 1 e al campo 4. Ottimo, ottimo, ragazzi. Pensavo di fare solo il campo 5 di orzo, invece prende anche la soia, quindi... Direi che è perfetto. Allora, torniamo alle barre. Cappello per 25.000 euro. Compra, sì, ok. Non so se prenderci anche un carrettino. Quanto larga? Sì, meglio prendere un carrettino, va. Meglio prendere un carrettino. Vediamo se ce n'è uno di... no, tocca prendere questo qua. O quello della crone. No, prendiamoci questo, va. Colore rosso. Questo. Compra. Sì, ok. Perfetto. Eccolo là, carrettino. E andiamo. Ho portato su anche il 180 per il semplice fatto che non so se i due carri che abbiamo ci bastino. Ok, quindi ho detto per sicurezza portiamo su il 180, anche perché volevo prendere un carrettino nuovo, non rallato questa volta, ma solo per, tra l'altro solo per il foraggio. Papà via, giusto per variare un attimo i carri, anche perché di rallati che portano abbastanza, non è che ce ne siano. Fa un po' cacare, eh. Fa un po'. No, non va bene. Non va bene. Dai, che pacco. Fa schifissimo così. Ma dai, che schifo. Aspettate, ragazzuoli. No, perché no? Non mi va di correre con quello schifo lì. Se andiamo a prendersi la classe. Fa un po' caccare quella lei. Io e il mio non provare mai le cose. Dai, allora. Andiamo a vendere sto schifo qua. Ma mi spiace venderlo, cacchio. Vabbè, vediamo se funziona. E se non funziona, boh. Tanto andiamo a provare. Fa un po' cacca. Vabbè. Carichiamo la nostra cappello sul car... Pettino. Dai. Dai. E niente. E non la cavo. Basta. Andiamo così. Se ci fermano gli sbirri, amen. Gli diciamo che non ci funziona la barra. E sì, che siamo dei deficienti. Speriamo che non arrivino macchine, se no siamo fregati. Aspettate, aspettate.
Comunque non so se avevate visto, ma i soldi erano saliti perché ho un po' sboscato lì a sinistra. Ho tirato giù un altro carretto, mi sembra, di roba. Eccolo qua. Tra l'altro c'è ancora un albero. Perché c'è ancora un albero? Vabbè. No, non lo so. Non so perché ci sia ancora un albero. Ok, allora, prima cosa, ragazzi, andiamo a rivendere il nostro carrettino. Garages. Beh, carretti. No, queste sono le mod. Eccolo qua. Questo è quello che abbiamo. Questo è il nuovo bistecca, quindi dovrebbe essere questo. Vendi. Sì, ok. Non lo so. Dov'è il Fiat? Vediamo. Sì, è venduto giusto. Ok, allora andiamo a portare il carro. Lo piazziamo qua così, che per fare il giro lo attacchiamo sulla trincia. Ok, tanto non so, no, no, non ho neanche guardato se ha l'attacco per il rimorchio, ma in teoria sì. Ok, ce l'ha. Ok. Allora, dispieghiamo il condotto. Ottimo. Adesso vediamo di non far danni. Quindi B. Frullatore. Frullatore, cioè. Ma dai, che bassa la sponda. È troppo alta la sponda. Che schifo. Vabbè, si sta riempiendo lo stesso. Però fa un po' schifo. E guarda dove arriva il coso. Vaggetto, va. Vabbè. Tanto va dove vuole sta trincia. Sembra il frullatore. Sentite che roba! Sembra sul serio frullatore. Che schifo. No, cambiare, non è che trince old style non ce ne sono in giro, è l'unica mi sembra questa. Non c'è la nostra cara John Deere e non c'è nemmeno la Ashton della Fiat Agri. E quindi tocca accontentarci di sto schifo qua. E tra l'altro costa un botto, come avete visto, costa 225.000 euro, ma sei scemo? La Class Jaguar costa meno, porca miseria. Ok, siamo quasi pieni. Pieni. Sì, dai, frullino. Allora, andiamo a staccare il carro. Beh, intanto andiamo là con questo. Il nostro Fliegelel. Fliegelel. La balla è sempre là, ragazzi. Non ci abbandona mai. Nessuno viene a rubarcela. Se verrebbero a rubarsela sarebbe anche meglio, visto che era da 2 mesi. Tra l'altro manca fare un po' di fine al giorno. E tra l'altro anche le pecore che sono vuote. Non c'è più niente, acqua, erba, non c'è più niente. Forse è il caso di andare ad alimentarle, eh? Ok, riaccendiamo. E il frullatore ripartiamo. Ma che questo è troppo basso. Ma dai, ma che cacchio di trincia. Ma che schifo. Vabbè. No comment. No, andiamo a fare un po' di sfilato, così facciamo un altro po' di soldi e rinnoviamo un po' il nostro parco mezzi. Con mezzi vecchi, chiaramente.
No, dai, magari la trincea potremmo prendere sul serio una classe da 8,70, così da arrivare un po' sul nuovo, dai, ogni tanto. Ok, l'abbiamo fatto, ci giriamo senza toccare il Johnny. Oh, che trotta! No! Gira, ciao! Quanti casini! Beh, te spegni sta roba che adesso non si sente niente. Scendi, facciamo giro rovescio. Da perché va via di traverso? Ok. Per riempire facciamo così. Vieni. Ok. E adesso andiamo a prenderci il nostro carro per il foraggio. E lo collegheremo al nostro. Al nostro Johnny. Perché trota. Ecco, questo mi dà fastidio intanto comunque, eh. Da quanto fastidio, quindi ti elimino così. Allora, allora, rimorchietto, volevo prendere un rimorchio che non ho attivato sulle mod. Ma porca vacca! Ma dai! E quindi? E quindi niente ragazzi. Casomai lo aggiungiamo. Non ci credo. Lo aggiungiamo dopo. E voi pensate che tutti questi fail qua siano finti o lo faccio apposta? Ma no, non è vero, non faccio apposta. Sono cretino di mio. E quello è il problema. Porca vacca. Vabbè. Dai, andiamo a portare sfilato al coso, al biogas, che è meglio, eh? Che danni ne abbiamo già fatti fin troppi. Ok, andiamo a portare intanto verso la fine del campo qua. Noi poi andiamo a prendere il nostro TS 115. Ok, ci parcheggiamo qui. Tac. Ottimo. Andiamo a prendere il nostro TS che è qua. Corri vecchio! Se no, aspettate dai ragazzi, riavvio un attimo la partita così attivo l'altro rimorchio. Così facciamo un giro unico con tutti e tre i carri. Perché se no stiamo 2 ore a fare i viaggi. Quindi ragazzuoli, stacco 2 secondi e torniamo immediatamente e facciamo l'acquisto insieme. A tra poco. Ok ragazzi, eccoci qua. Andiamo subito a comprare il nostro carrettino, il Venus, che trovate anche sul sito ufficiale o comunque sul mod hub del gioco per 37.000 euro. Come portata 36.300, direi più che ottimo, tanto è foraggio, quindi non dovrebbe pesare poi così tantissimissimo. Aspettate che scendo, risalgo, ok. Andiamo a collegarcelo. Tra il rumore del nostro 180 è sempre potentissimo che non si sente niente.
Questo qua voglio proprio vedere come facciamo adesso a vedere, cioè a far arrivare il condotto. Scarico a catena. Quindi è super adatto per il foraggio. Anche se io preferisco i ribaltabili, sinceramente. Andiamo da qua. Non si vede niente. Però io spero comunque una cosa, che la e-vehicle extension funzioni con queste barre, con questa barra qui, perché sennò siamo fregati. Sennò siamo fregati. Devi prima accendere. Intanto ragazzi, scusate, ma spazzo via questo pezzo qua per tirare dritto il campo. Ok, so che è brutto da vedere, ma se no viene un macello. Ok, vediamo un attimino. Speriamo bene. Intanto il Fiat che rompe in sottofondo. Shift 5, così giri attorno per di qua. Ok, crociate le dita. Incastrato, sono incastrato. Ma fammi scendere bene, cretino. No, dai, non mi fa scendere. Ok, facciamo così che siamo prima. Vediamo un po'. Ma guarda che schifo. No, dai. Fa troppo schifo sta roba. Per carità. Non ho parole di quanto sono schifato di sta cosa, ragazzi. Ma guarda che dove spara questo. No, mi sono rotto. No, no, tu adesso vieni con me. Non mi interessa niente. Stacca. Vieni con me che mi sono rotto di te. Ragazzi, qua bisogna salutarla. Ciao e grazie. Ma mi fai caccare. Dai. Non si può andare avanti così. Meglio che te ne vai, va? Allora, adesso vediamo un po' cosa prendere. Io prenderei la class. Quasi quasi. Sì, dai. Fatta. Senti quanto forte è il sound del Fiat, porca miseria. Ok, non lo sentiamo più. Sì, c'è ancora. Ok. Lasciamo. Ti vendo anche in moto così. Vendi. Ok. Perfetto. 310.000 euro. Andiamo a prendere la nostra class, seleziona, facciamo 1870, oddio, facciamo 8,40, va? 8,40, per adesso può bastare anche un 8,40, se no ci spazza via tutti i soldi, può bastare anche la 8,40. Eccola qua ragazzuoli, la nostra 8,40, Jaguar, bellissima, bella bella, mi piace la Jaguar. Diciamo che trince mod non ne sono ancora uscite moltissime. Se pensate bene, finora è uscita questa class qui, l'800, è uscita la serie 900 e è uscita la John Deere. E
pasta, se non sbaglio. Se non sbaglio. Perché non è che poi ce ne siano chissà quanti tipi di trince. Più che altro mancano quelle vecchie. Boh, chissà, speriamo bene che escano. Aspettate un attimo, ragazzuoli, che prima di dimenticarmi, andiamo subito a vendere due attrezzi qua. Sono quelli della trincia vecchia. Si è un po' una puntata un po' del cacchio, ragazzi, ma sapete che io non provo le cose, io prendo e vado. E quindi mi trovo sempre a fare il cretino e a far danni. Ok, fa caccare anche l'attacco di questa, ma almeno è più decente sta trincia qui. Speriamo funzioni l'operaio anche su questa. Quindi shift 5, campo irregolare, gira attorno e parti. Ok, dove è Fiat? No. Ci prepariamo anche per una bella screen. Adi! No, ah? Ah, sì. Porca vacca! Porca... Vadi un po' più avanti, va, per carità. Dai che non riesco a prendere... Non riesco a avere un punto di... Aspettate, va. Là. Va bene così. Stamp. Ok. Via. Adesso via manettissima. Ma manetta manetta. Già meglio. Condotta molto più alto. Ah, già abbiamo Genoveffa. O Gesualda. Non lo so. Chi delle due. In trincia. Ecco perché è un po' impedita. E giri? No, ah? Che cavolo sta aspettando? Non lo so. Ma stai aspettando me? Cioè, per cosa poi stai aspettando me? Vabbè. Che di rompermi così tanto. Dai, pensa a guidare. Sì, sono qua. Ma guarda, ma che roba. No, porca vacca. Dai, parti un po'. Ok, ripartita. Non si sa già cosa sta tirando su, ma vabbè. Adesso voglio vederla qua cosa fa. Basta, tieni inchiodata così. Ok. Ok. Ti giri da sola o devi avere l'accompagnatore come prima? Fortuna stavolta ce l'ha fatta. Però anche, cioè, è forse troppo alto sto carro qua anche. Che vedete che ogni tanto il getto di scarico, vedi? Si interrompe. Ok, siamo pieni.
Io direi di andare a spegnere la nostra trincia per il momento. Perfetto. Ci giriamo e andiamo a raggiungere gli altri due. Gira. Vabbè. Se non riesco a girarmi. Comunque mi sa che di triticale faremo solo sto campo qua. Vediamo quanta roba fa, ma penso faccia tanta roba. Quindi non so. Vediamo. Tanto se continuiamo così, mi sa che la puntata sarà solo di triticale, ma spero che almeno che vi siate fatti un bel po' di risate. Io provando le robe così passo, ripeto, passo per cretino, però dai, almeno vi faccio divertire un po'. Buono, namo. Peggianti, siete accesi? Sì, erano accesi. Tanta fatica fa però. Ok, qua andiamo giù a destra o a sinistra? No, andiamo a destra, dai. Forse troviamo un po' meno traffico di qua. Ci sono gli altri? Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno. Qua procede tutto bene? Sì. Sta funzionando ancora, sta funzionando ancora. Ok. Intanto mi sto spaccando le orecchie col sound del Fiat. Andiamo di qua. E eccoci arrivati al nostro biogas. Apri. Perfetto. Johnny è qua dietro? Sì, lo mettiamo un attimino. Fermiamo. Oisha. Ragazzi, essendo da solo, scarico direttamente dentro in trincea. Perché se no viene troppo lunga la cosa. La scarichiamo diretti qua e siamo a posto. Alto, a posto? Sì. Un po' anche di retro. Perfetto. Ok. Ragazzuoli, io direi che possiamo fermare un attimo. Così io intanto finisco di scaricare e torno al campo. Ci ritroviamo magari alla fine del campo. A fine del campo 5. Così vediamo anche come organizzarci. E quindi ragazzuoli, a tra poco. Allora ragazzi, ultimo rimorchietto questo qua da riempire. Ho collegato la trincia per velocizzare un attimo le cose perché l'operaio non riusciva molto bene a fare. Quindi ho collegato il rimorchio alla trincia per velocizzare un attimino. Ho fatto due giri con tutti e tre i carri pieni. Adesso abbiamo riempito solo quello lì, quello il carro da foraggio che non mi ricordo più il nome. E stiamo riempiendo il nostro rallatino, anche se non penso verrà pieno. E poi andiamo a portare tutto al nostro biogas. Tra l'altro ho visto che abbiamo già raggiunto la mezz'ora e allora cercherò di fare il più veloce possibile onde evitare di fare
troppo lungo il video. Quindi velocizziamo un attimino le cose. Dai, ci giriamo. Perché l'ho spenta invece di alzare la barra? Non lo so. Vabbè, andiamo sull'ultima passatina. No, non è l'ultima passatina. No. Vabbè, faccio un altro giro. Ok, gira, gira, gira. Comunque spero che sia piaciuto questo acquisto qui della nuova trincia. Mi sembra molto bella la Jaguar. Ok, andiamo a spegnere, andiamo a scollegare il remorcio e andiamo a chiudere il condotto. Poi portiamo tutto a casa e siamo a posto. Per il momento la parcheggiamo qui così. Adesso vediamo quanti litri abbiamo fatto e vediamo se è il caso di fare anche il campo 1 di triticale o se può bastare aver fatto il campo 5. Secondo i conti dovrebbe essere sui 7 14 14. Uff. 180.000 litri forse, non vorrei dire cavolate. Adesso andiamo subito a vedere. Secondo me siamo sui 180.000 litri. Vediamo subitissimo. Quanto salto. Ok. Là si sta creando già il secondo bancaletto. Perfetto. Poi sarebbe da andare a tirarlo in parte. Messo. Tu vai a destra, vero? Bravissima. Allora, stacchiamo un attimino il John Deere, andiamo a scaricarlo. Quindi Ctrl F. Mi sono messo però il 180 in mezzo perché non so se riesco. Ok, perfetto. Perfetto. Scusate che allontano un po' la visuale. Diciamo che rallate sulle trincee chiuse in fondo sono un po' un macello, ma noi cercheremo di fare del nostro meglio per riuscire ad arrivare nel fondo e iniziare a scaricare. Quindi piano, piano, piano. La cosa che mi dà un po' fastidio è il fatto che questo John Deere qua sterza poco. Allora le manovre non si riesce, vedete, sterza veramente poco. Non si riesce a correggere giustamente la direzione. Cioè io sono sterzato a manetta, il rallato doveva già essere dritto. Vabbè, Ctrl I. Scarichiamo. Perfetto, controlli. Ottimo. Tanto lo parcheggiamo qua così. Andiamo a scaricare il nostro Fiat. Riusciamo a passare? Sì, sì, sì. Passiamo, passiamo. Ta 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 ta.
Mucchione là, mi ha fatto un po' troppo alto. Prendiamo appena la nostra Kiro e gli diamo una bella driftatina. Sistemiamo un po' tutto la vasca qua. È un po' ondeggiante. Ok. Vediamo un attimo come prima cosa quanti litri abbiamo fatto. Vediamo subito. Siamo l'F1. 213.000, però. Non l'avrei mai detto. Non l'avrei mai detto. Dai, veccia! Ciappa giri. C'è neanche la targa, non so. Ma tanto dobbiamo fare poca strada, allora. Anche se non c'è la targa, scusate, ma stavo sbadigliando tantissimo. Anche se non c'è la targa, che ce frega. Apri. Alziamo per non ramponare su. Vediamo in prima cosa se si compatta bene con la nostra Kiro. Sì. Più o meno 51, portiamo un po' su anche questo. Tiri. Vedo niente. Compattiamo qua. No, ma no, su quel muro. Ma dai! Incastrato. Sono incastrato. Aiuto. Castrato, pena piena. Non capisco dove cavolo sono incastrato. Voglio tappare il buchetto qua, va. Ah. È un problema perché mi sa che mi tocca anche girarmi. Ah no, ecco qua. Abbiamo fatto arrivare anche giù in fondo alzando la benna. Perfetto, direi. Perfetto. Abbassiamo. Vediamo su anche questo. Ok. Scusate, mi sono concentratissimo a fare le manovre giuste. E allora non parlo. Scusate, ragazzi. Lasciamo parlare il nostro Kiro. Allora, secondo me non sono salito tanto, infatti. Allora, ragazzuole, qua le cose vengono un po' per le lunghe, no? Allora direi di fare una cosa. Anzi, scendiamo subito. Se guardiamo il nostro Kiro. Direi che possiamo anche concludere qui la puntata. Spero vi sia piaciuto il nuovo acquisto e spero vi sia piaciuta questa puntata un po' strana con tanti casini vari. Però
Ma lasciamo perdere, va ragazzi. E niente ragazzuoli, come al solito lasciate tanti like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e condividete. Noi ci ritroviamo nella prossima puntata. Ciao gente!